Benvenuti. Oggi vedremo la prima di due puntate che si intitolano La vita ai tempi di Napoleone. Il protagonista non è lui, Napoleone lo vedremo a malapena. L'idea è un'altra. L'idea è di far vedere le vite di persone comuni, di uomini e donne che sono vissuti a quell'epoca e di far vedere come le loro vite sono state cambiate dalla Rivoluzione francese e dall'impero di Napoleone. Il documentario è costruito lavorando come lavoriamo noi storici, a partire dai documenti d'archivio. In questo caso quel tipo di documenti che permette di ricostruire proprio le vite delle persone normali, lettere, diari, ma anche registri di stato civile, atti di processi per esempio. Gli autori sono andati in archivio, hanno tirato fuori documenti di questo genere, ce li fanno vedere e poi mettono in scena le vite delle persone comuni che appunto questi documenti riportano in vita. C'è un unico limite di questi due documentari, io non so neanche se è un limite, giudicate voi. Sono documentari tedeschi e raccontano storie tedesche. Tutti i personaggi sono personaggi vissuti in Germania al tempo di Napoleone. Forse non è un limite, sicuramente se l'avessimo fatto noi questo documentario avremmo raccontato storie italiane e non avremmo neanche pensato che ci fosse un problema. Secondo me però un po' il problema c'è, perché vuol dire insomma che l'Europa è ancora da fare, che anche quando pensiamo al passato non siamo capaci di uscire da questa prospettiva nazionale che ecco in un caso come questo rimane un po' stretta. In questa prima puntata non si parla tanto di Napoleone, ma piuttosto dell'impatto della Rivoluzione francese sulle vite della gente. La Rivoluzione francese è stata veramente sovversiva. Ha portato al potere persone che col vecchio sistema non avrebbero mai potuto sperare di emergere. Io mi ricordo cosa ha detto il principe Metternich, il ministro austriaco famoso, la prima volta che ha dovuto trattare con degli inviati, con dei generali francesi. La prima volta che si è visto davanti gli uomini della rivoluzione in carne e ossa. Metternich dice dei ribaldi dalle scarpe grosse. Capite? È gente che non sa neanche vestirsi. Portano certi pantalonacci di tela, fazzoletti di cotone al collo e i capelli, dice Metternich, lunghi, neri, sporchi. Siamo all'epoca naturalmente delle parrucche e della cipria. È tutto un mondo che finisce. Finisce con un rito che il documentario ci fa vedere, un rito che si è celebrato dappertutto, dovunque sono arrivate le baionette dei rivoluzionari, ed è il rogo delle pergamene. La gente dà l'assalto al castello del Signore, all'archivio del Signore, portano fuori le pergamene su cui si basano le pretese dei signori, i privilegi nobiliari, i diritti signorili, e le bruciano sotto l'albero della libertà. A noi storici viene un po' male al cuore a pensare a quanti documenti medievali preziosissimi sono stati bruciati in quei giorni. E però per loro è stato un momento liberatorio, perché voleva dire che era proprio finita, finito l'antico regime, finiti i signori, finiti i privilegi, finita la servitù. E le vite delle persone hanno cominciato a cambiare sul serio. C'è quello che era sposato da tanto tempo con la persona sbagliata e era innamorato di un'altra donna e non pensava mai di potersela sposare. E invece con la rivoluzione arriva il divorzio e tu puoi divorziare e sposare la persona che ami davvero. Chiudono i monasteri e vendono all'asta le loro terre e un sacco di gente finalmente può comprarsi un pezzettino di terra. Però noi vediamo anche le facce dei monaci, la malinconia dei monaci che stanno vedendo finire l'unica vita che loro conoscevano. Poi arriva Napoleone e le cose cambiano, ci sono nuovi problemi e nuove opportunità. C'è la coscrizione obbligatoria, ma fanno fortuna anche quelli che sanno pagare le bustarelle alla persona giusta per esentare i coscritti dal servizio militare. Si pubblicano un'infinità di nuovi giornali, però c'è la censura, bisogna farci i conti. Viene pubblicato il Codice Napoleone, quella veramente è la rivoluzione, cambia tutto. Tutti d'ora in poi sono uguali davanti alla legge, non c'è più il nobile con i suoi privilegi. E anche quelli che prima erano a malapena tollerati come gli ebrei, adesso diventano cittadini.
poi ci sono le liberalizzazioni economiche. Tutti possono fare soldi più in fretta di prima. La produzione della birra, per esempio. Prima c'era la corporazione dei birrai che aveva il monopolio. Adesso qualunque imprenditore, se vuole, può mettersi a fabbricare birra. Risultato che c'è birra buona e a buon prezzo per tutti, che per i tedeschi evidentemente è una cosa piuttosto importante. Buona visione. È universalmente noto come il sovrano dell'intera Europa, l'imperatore dei francesi. Il suo nome è simbolo di potere, Napoleone Bonaparte. Ma non è stato solo questo. Ha separato Stato e Chiesa. Ha dato all'Europa un nuovo codice di leggi. Le sue riforme hanno plasmato la vita quotidiana di un continente e continuano a farlo. ...1792, in Europa infuria la guerra. In Francia, al grido di libertà, uguaglianza, fraternità, è scoppiata una rivoluzione. I contadini insorgono perché non vogliono più essere schiavi dei grandi proprietari terrieri. La borghesia combatte per ottenere l'uguaglianza di fronte alla legge. Non vuole che i nobili siano trattati meglio dei mercanti. La fraternità tra tutti gli uomini, questo è il sogno dei francesi. Il re di Francia viene portato fuori dal suo palazzo dai rivoluzionari, condannato a morte e ucciso. Questa notizia mette in allarme le altre case reali d'Europa. La Germania, la Francia e la Gran Bretagna si uniscono per placare le idee incendiarie dei francesi. All'epoca, l'Europa è dominata da 5 grandi potenze. La Gran Bretagna e la Spagna sono delle potenze navali e coloniali. La Francia ha sofferto molto del successo inglese e ora possiede solo un pugno di avamposti nei Caraibi, in Africa occidentale e nell'Oceano Indiano. Lo zar delle Russie domina l'Europa orientale e parte dell'Asia. Nell'Europa centrale, il Sacro Romano Impero della nazione germanica si estende dall'Italia alla Danimarca. I francesi portano la loro rivoluzione oltre i confini nazionali, fino al Sacro Romano Impero. E in certi casi vengono accolti con entusiasmo. Un momento magnifico. Come nel caso di Johann Alois Becker. Suo padre fa il fabbricante di candele a Magonza, mentre Johann è apprendista da un mercante. Non vedo l'ora. I rivoluzionari stanno per cambiargli la vita. Partecipare mi sembra ovvio, sì, certo. Dobbiamo per forza essere presenti. Dobbiamo essere presenti da subito. Sono così felice, anche perché l'arcivescovo, ci scommetto, quello ne prenderà parecchie. La corrispondenza di Becker è conservata negli archivi della città di Magonza. In una lettera al suo migliore amico, che porta la data del 29 novembre 1792, descrive gli avvenimenti di quei giorni turbolenti. Ero pieno di gioia anche giorni prima che i francesi assediassero la città. La libertà e l'uguaglianza stavano arrivando anche da noi. I francesi ci avrebbero finalmente liberato dai despoti, soprattutto dal nostro arcivescovo, che era sparito qualche giorno prima. Devo dire che ho provato un gran piacere nel vedere i nostri nobili signori in uno stato simile. Man mano che l'esercito francese si avvicinava, erano presi dal panico. Hanno arraffato in fretta e furia tutto quello che potevano portar via e sono fuggiti dalla città. Le strade di Magonza sono deserte. I nobili della città si sono dati alla fuga. Carl Theodor Dalberg è uno di loro. In qualità di arcivescovo e principe elettore di Magonza, emana le leggi. Le tasse vengono raccolte a suo nome e con il denaro dei sudditi mantiene il suo palazzo e si concede uno stile di vita lussuoso. Dalberg è anche uno degli uomini più potenti del Sacro Romano Impero. Ma quando i francesi sono alle porte della città, si dà alla fuga. Il 7 ottobre del 1792, il governatore di Magonza fa disperatamente appello agli abitanti. Tutti devono difendere la città. Offre loro molti soldi e promette generose pensioni in caso di ferite o di morte. Ma ben pochi cittadini sono pronti a prendere le armi per difendere Magonza.
Vedere gli uomini che venivano addestrati davanti alla cattedrale era una vera e propria tragicommedia. Ora si ipotizzava il fatto che improvvisamente gli oppressi dovessero combattere contro i loro liberatori per difendere i loro governanti, che erano tutti fuggiti e che credevano veramente di poter difendere Magonza con quegli uomini. Io, in cuor mio, lo sentivo. Malgrado il rombo dei fucili e tutte le avversità, i soldati francesi volevano liberarci dalle nostre secolari catene. Alla fine, dopo un assedio durato 3 giorni, i padri della città spalancarono le porte per concedere l'accesso ai francesi vittoriosi. Mi affrettai ad andare incontro ai francesi ancor prima che entrassero in città. Volevo mostrargli la gioia che provavo al loro arrivo. Ho fatto appello a tutto il francese che sapevo e ho comunicato ai soldati il sollievo che avevo provato alla nostra liberazione. Volevo solo dar loro il benvenuto. Fermi! No! Non potete passare! Un equivoco! Noi siamo amici! Noi siamo amici, noi... amici! Vive la nation! Vive la nation! Venite! Venite, venite! Certo che mi avete fatto prendere proprio un bello spavento. Avevo sentito e letto molte cose sulla rivoluzione francese. Le loro idee, libertà, uguaglianza, fraternità, venivano discusse anche da noi. Ma ora conoscevo persone che avevano preso realmente parte alla rivoluzione, a Parigi. Quei soldati erano i miei eroi. È l'inizio di cambiamenti di grande portata. I francesi invadono il potente Sacro Romano Impero e ne occupano parte del territorio. Una volta messo in ombra il potere germanico, la Francia può diventare la potenza dominante dell'Europa. Ma le nuove idee provenienti dalla Francia minacciano antiche strutture di governo sviluppatesi nel corso del tempo. Nella città medievale di Regensburg, Ratisbona, la dieta imperiale ha controllato per secoli il destino del Sacro Romano Impero. A capo dell'impero c'è Francesco II. Di solito manda un rappresentante a Ratisbona, perché risiede a Vienna. Con oltre 200.000 abitanti, Vienna è una delle città più importanti d'Europa, dopo Parigi e Londra. Qui l'imperatore vive nel lusso. Tiene l'oro e le pietre preziose sotto chiave nella stanza del tesoro. La corona imperiale è il simbolo del suo potere. L'imperatore la porta solo in determinati giorni. Ma ora la corona non è più sicura sulla sua testa. Nella Francia rivoluzionaria, un giovane generale ambizioso approfitta degli sviluppi per farsi strada verso il potere. Il suo nome è Napoleone Bonaparte. La sua pronta intelligenza gli permette di afferrare immediatamente le situazioni e di trovare immediatamente la miglior soluzione dei problemi, anche di quelli più complessi. Inoltre, Napoleone è buono con la gente e ha la capacità di guidare gli altri. Si dice che abbia dimostrato risolutezza e determinazione, soprattutto nelle situazioni di crisi, anche all'Accademia Militare. Napoleone è in grado di imporsi perché possiede grande autorità, chiarezza di giudizio e quella abilità di dare ordini e farsi seguire dalla gente.
È durante una crisi di governo che Napoleone intuisce che è arrivata la sua grande occasione. Schiera i suoi uomini davanti al Parlamento. Poi prende il potere con un colpo di Stato. Con la forza delle armi costringe i deputati ad eleggerlo capo dello Stato. Anche gli abitanti dei territori occupati dalla Francia si accorgono subito dell'ambizione di Napoleone. Il nuovo capo di Stato ha bisogno di denaro per riempire i forzieri vuoti del suo paese. I francesi saccheggiano i tesori delle chiese e dei palazzi. L'oro e le pietre preziose dei territori conquistati aiutano Napoleone a rimettere in piedi la Francia finanziariamente indebolita. Le popolazioni soffrono sotto la furia delle truppe francesi. Le chiese vengono usate come stalle. Ora è difficile trovare qualcuno entusiasta della cosiddetta liberazione francese. Le tasse non devono più essere pagate ai principi, ai nobili e alla chiesa. Al loro posto vengono imposti nuovi balzelli. Oltre alle tasse sulla terra, ora bisogna pagare le tasse sui mobili, armadi, tavole e sedie. Persino il numero di porte e finestre di una casa è soggetto a una tassa annuale. Qualcuno più avveduto mura le finestre. I francesi introducono molti cambiamenti nella vita quotidiana. Progettano nuovi cimiteri, lontani dalle mura delle città. I morti non vengono più sepolti accanto alle chiese. Nei territori occupati c'è urgente bisogno di nuove terre per seppellire i morti, perché i cimiteri municipali sono pieni e quindi possono diventare fonte di pericolose epidemie. Sotto i francesi cambia persino il sistema di divisione del tempo. In Francia è stato introdotto un nuovo calendario già all'inizio della rivoluzione. I mesi ricevono un nuovo nome e ora la settimana dura 10 giorni. La domenica cristiana viene abolita. I rivoluzionari usano la propaganda per proclamare ovunque la fine della dominazione della Chiesa. Con la rivoluzione francese, la Chiesa ha perso la sua influenza sugli stati e sulla politica. Vengono instaurate nuove feste secolari per dimostrare che ora il potere non è in mano alla Chiesa, ma al popolo, cosa che non piace a tutti. Nel suo diario, Johann Jakob Müller annota una testimonianza di prima mano, dato che il 20 marzo 1798 ha partecipato personalmente alla cosiddetta festa in onore della sovranità per popolo. Le campane dell'Hofgarten hanno cominciato a suonare alle 6 di mattina. Mi sono messo in cammino. Come cattolico convinto, consideravo con scetticismo le innovazioni francesi. Non c'è ombra di dubbio che per noi è una gioia essere qui a Bonn. E da qui cercheremo di dare il nostro sostegno. Facevano quanto più rumore potevano. Se avessero avuto dei cannoni, avrebbero usato anche quelli. Per me l'intera festa era semplicemente un insulto e una perdita di tempo. Ma era mio dovere prendervi parte. Se non fossi andato, avrei potuto trovarmi in difficoltà con i miei superiori francesi. Quindi sono andato alla festa solo per un motivo, la paura. E non ero l'unico. Questo vale per noi come per quelli... Da quanto ho sentito, gli abitanti dei villaggi circostanti sono stati costretti a prendere parte alla festa se non volevano essere puniti. Stavolta non come mercanti al mercato, ma come una truppa esultante. Una festività ricorrente con la quale celebrare la grande
e meravigliosa idea francese. Il ministro degli interni francese aveva ordinato la festa della sovranità del popolo per dimostrare che il potere non apparteneva più ai principi e ai vescovi, ma al popolo. L'ordine giunto da Parigi stabilisce la precisa sequenza dei festeggiamenti. Alla fine ho persino dovuto assistere allo spettacolo delle insegne del nostro arcivescovo date alle fiamme e bruciate. All'improvviso, la stessa gente che come me era venuta alla festa solo perché costretta, si è lasciata prendere e ha partecipato attivamente alla celebrazione. Solo quando la folla ha voluto gettare tra le fiamme un ritratto del nostro arcivescovo, un soldato francese è intervenuto per impedirlo. I francesi non si limitano a introdurre nuove feste. Ci sono anche altre innovazioni, per esempio la raccolta dei rifiuti. Le norme che regolano la pulizia delle strade prescrivono che l'immondizia non debba più essere buttata per strada, ma in appositi carri. I francesi introducono anche un sistema di misurazioni unificato. In passato, ogni regione, se non ogni città, aveva le proprie misure. La lunghezza di un braccio variava da un posto all'altro. I francesi introducono il metro. Dei regoli di un metro vengono inseriti nei muri delle strade di Parigi per fare da guida ai mercanti. Viene introdotto il sistema decimale completo. Insieme al metro arrivano il litro e il chilogrammo. È una rivoluzione per il commercio. Dopo le conquiste di Napoleone vengono standardizzate le unità di misura in tutta l'Europa. Solo la Gran Bretagna resiste con successo alle innovazioni francesi. Ma uno di questi cambiamenti non ha successo. L'idea che il giorno debba avere 10 ore invece di 24 non attecchisce. Napoleone non è solo un guerriero, non è solo assetato di potere. È anche un politico, nel senso migliore del termine. Una persona che deve compiere un'opera destinata a durare nel tempo. Ecco perché per lui le riforme sono così importanti. Soprattutto nei primi anni si considera l'erede e il salvatore della rivoluzione. Il nuovo governo francese riduce sempre di più l'influenza della Chiesa. Le pietre miliari della vita umana non sono più scritte nei registri della Chiesa. D'ora in poi, la nascita, il matrimonio e la morte figurano nei registri del municipio. Il sindaco si fa carico di molti compiti che prima erano prerogativa solo del sacerdote, tra cui la cerimonia del matrimonio. A Bonn, che adesso è in mano ai francesi, un giovane nobile approfitta dei cambiamenti portati dai conquistatori.
Il conte Anton von Belderbusch è sposato con una giovane nobildonna, ma dal matrimonio non nascono figli. E ben presto la moglie lo lascia. 3 anni dopo, si apre un nuovo capitolo nella vita del conte. Von Belderbusch si innamora. La sua amata è Babette Koch. Sua madre gestisce una popolare taverna. Non riuscivo a credere alla mia nuova gioia. A Bonn era nota come una gran bellezza e molti altri uomini le giravano intorno, fra cui Ludwig van Beethoven, che sta riscuotendo un notevole successo a Vienna. Un nobile non può sposare la figlia di una locandiera. Ma dopo la rivoluzione francese, queste distinzioni di classe sono diventate meno importanti. L'amore è cieco e il conte Belderbusch si dichiara in fretta. Babette, ascoltatemi. Faccio sul serio. Vi prego, diventate mia moglie. Ho chiesto a Babette di diventare mia moglie. Babette ha accettato, facendo di me l'uomo più felice del mondo. Ma il conte Belderbusch è ancora sposato. Deve divorziare dalla prima moglie, una cosa impensabile secondo le norme cattoliche rispettate fino a quel momento. Al mio primo matrimonio il sacerdote aveva detto «finché morte non vi separi». Meno male che si era sbagliato. Il 30 maggio del 1802, il conte von Belderbusch e la sua prima moglie sono ufficialmente divorziati. Adesso Belderbusch è un homme divorcé. Il conte, pazzamente innamorato, non perde tempo a contrarre un nuovo matrimonio. 10 giorni dopo è stato celebrato in municipio il nostro matrimonio. La registrazione ufficiale del secondo matrimonio del conte von Belderbusch con la sua nuova moglie, Babette Koch. Così sono felicemente sposato dal 1802 e sono diventato il padre orgoglioso di una bambina. L'abbiamo chiamata Josephine, forse un po' in segno di gratitudine a Napoleone e alle sue nuove leggi. Durante il suo regno, Napoleone effettua molte riforme. Ma prima di tutto è un geniale capo militare. Da quando ha preso il potere a Parigi, ha fatto in modo che il suo esercito cresca costantemente e che i suoi soldati siano ben accuditi, perché l'esercito è la spina dorsale del suo potere. E non passa molto tempo prima che Napoleone abbia di nuovo l'occasione di dimostrare la sua abilità militare. A Vienna, l'imperatore non può permettere che i francesi occupino ulteriormente il suo impero. Dichiara guerra, ma è Napoleone che ne esce vittorioso. L'imperatore capitola e deve accettare le richieste di Napoleone. Il 9 febbraio 1801, i due avversari firmano il trattato di pace a Lunéville, che porta a grandi cambiamenti in Europa. Adesso alcuni territori del Sacro Romano Impero appartengono alla Francia. L'Olanda, la Svizzera e la piccola Repubblica di Genova passano sotto il dominio francese. Napoleone intende usare il suo nuovo potere per estendere ulteriormente la sua influenza in Europa. Ai negoziati nell'antica città di Ratisbona,
Napoleone vince sugli uomini più potenti del vecchio impero, gli autorevoli principi tedeschi. Il suo principale obiettivo è spezzare il potere della Chiesa. Promette ai principi ricchezza e potere. D'ora in poi possono governare come vogliono, spodestando la Chiesa e gli ordini religiosi e aumentando la loro ricchezza. La fine di molti monasteri e conventi è segnata. Vengono sconsacrati e le loro proprietà sono messe all'asta. Fürstenfeld, vicino a Monaco, è uno delle centinaia di monasteri condannati da questa fase storica anticlericale. La sua proprietà può essere confiscata immediatamente dallo Stato senza alcun indennizzo. Lo splendore e le ricchezze del complesso del monastero sembrano infiniti. L'abate Gerhard Führer descrive gli ultimi giorni degli edifici di 560 anni nella cronaca del monastero. Ormai da 2 decenni controllo il destino del monastero. Come avrei potuto sapere che la nostra fine sarebbe stata così rapida e crudele? Ero intento a cenare nel refettorio insieme ai miei confratelli quando i banditori si sono precipitati all'interno. Volevano vendere i mobili del refettorio e non si curavano del fatto che stessimo mangiando. Anzi, all'opposto. Senza mostrare alcun rispetto, hanno ordinato a me e agli altri monaci di alzarci affinché i funzionari potessero portare le sedie nella stanza in cui aveva luogo l'asta. E così abbiamo finito di cenare in piedi. L'abate Gerhard Führer è distrutto. 560 anni di tradizioni sono stati annientati per pura avarizia. Ma il monastero non risponde alle aspettative degli ufficiali. I monaci possiedono una chiesa sfarzosa, ma hanno anche 220.000 fiorini di debito. Il monastero è fallito. Malgrado un'accurata ricerca, i funzionari dello Stato trovano solo circa 3.000 fiorini. L'intera asta è un fiasco finanziario. È stata un'amara esperienza. Dei bei pezzi d'arredamento sono stati venduti per una cifra irrisoria. Direi che sono stati rubati. Hanno preso tutto, lasciando solo gli abiti che indossavamo. Ma per me è stato ancora peggio dover assistere alla spietata distruzione e allo sperpero del nostro monastero. L'elenco dell'asta di Fürstenfeld mostra che il monastero è stato venduto pezzo a pezzo e nella lista degli acquirenti un nome ricorre sempre più frequentemente: Ignaz Leitenberger. Si tratta di un industriale boemo che si aggiudica anche gli edifici del monastero, alcune fattorie e 200 ettari di foresta. Leitenberger intende trasformare il monastero in un impianto per tingere i tessuti. Un fiume vicino offre acqua a sufficienza per i complessi procedimenti di candeggio e di tintura e l'esercito francese, in qualità di principale cliente, garantisce una fiorente attività. Napoleone, il conquistatore, ha annesso parti dell'Italia e del Sacro Romano Impero al suo paese, ma non è ancora soddisfatto. Vuole governare come imperatore dei francesi. Molti suoi ammiratori sono profondamente delusi. Vedono in questo desiderio un tradimento dei valori della rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fraternità.
La Repubblica, nata 15 anni prima da un conflitto sanguinoso, ora viene lentamente seppellita. Ludwig van Beethoven cancella furiosamente la dedica della sua ultima opera. Aveva dedicato con reverenza la sua terza sinfonia a Napoleone, ma invece di intitolata a Bonaparte, sulla pagina del titolo rimane solo uno spazio vuoto. Il futuro imperatore Napoleone visita i suoi nuovi territori, compresa l'antica città imperiale di Aquisgrana. Per il piccolo Wilhelm Schmetz, di 8 anni, sarà una giornata da ricordare. Giocavo spesso con i bambini della porta accanto. Il mio amico Jacques e sua sorella erano orfani di padre. Il loro padre, un ufficiale francese, era caduto in guerra e la loro povera madre aveva dovuto crescerli entrambi da sola. Aveva fatto richiesta di una pensione da vedova, ma fino a quel giorno le era stata negata. Perciò aveva chiesto un'udienza con Napoleone e il suo desiderio era stato esaudito. Bambini, bambini! Jacques, Valérie, avvicinatevi! Il nonno ci ha invitati. Possiamo andare all'udienza con lui. Partiamo subito, tutti insieme. Wilhelm Schmetz cresce a Klosterplatz, ad Aquisgrana. In seguito pubblicherà i ricordi dell'infanzia in un piccolo libro. Durante la sua visita alla città, Napoleone riceve industriali, funzionari del comune e la semplice vedova di un soldato con i suoi bambini. Bambini, bambini, presto, venite! Su, dai, forza! Mi avevano dato il permesso di andare con loro e ci affrettammo il più possibile ad attraversare la città. 2 gendarmi ci fecero strada e aprirono una porta laterale del municipio. Entrammo con ansia nel grande atrio. Madame consegnò una petizione e descrisse a Napoleone la sua tragica condizione economica. Ero talmente affascinato da Napoleone che sentivo a malapena quello che diceva. Poi ci venne detto di baciare la mano di Napoleone e mi avvicinai con il cuore che batteva forte. Madame era felice, aveva ottenuto quello che desiderava e la generosità di Napoleone aveva reso quel giorno indimenticabile. Napoleone è ansioso di promuovere l'economia del suo paese. Soprattutto nell'industria tessile, la Francia è molto indietro rispetto alla sua acerrima nemica, la Gran Bretagna. Ma l'industria tessile francese sta recuperando, ad esempio nella regione di Aquisgrana. Qui vengono tessute stoffe meravigliose. Napoleone ordina ai fabbricanti di tessuti di produrre un campionario, in modo da poter esibire i loro articoli alle fiere. Una cosa che non era mai stata fatta in passato. Il campionario contiene 1000 campioni diversi con ogni colore e ogni disegno immaginabili. I tessitori al lavoro sono sempre più numerosi e fra loro ci sono anche molti bambini. Senza gli introiti extra garantiti dai figli, le famiglie normali non riuscirebbero ad arrivare alla fine del mese. Ai primi dell'Ottocento il lavoro infantile è una pratica comune. Nel 1804 la richiesta di stoffe raffinate è particolarmente alta. Nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi sta per avere luogo l'evento del decennio. Napoleone si autoincoronerà imperatore. Il 2 dicembre 1804 migliaia di ospiti d'onore si riuniscono nella cattedrale. Sono i testimoni di una cerimonia progettata fin nei minimi dettagli da Napoleone. Ma non tutti si fanno incantare dalla cerimonia grandiosa. Napoleone aveva fatto approvare l'incoronazione contro un'ampia opposizione. Da una parte c'erano i rivoluzionari, che erano anticlericali, e che non capivano perché Napoleone avesse invitato il Papa a Parigi. E dall'altra coloro che consideravano l'incoronazione un ballo in maschera, uno spreco di denaro senza uno scopo preciso. Era contraria persino la sua famiglia. Napoleone è un maestro della propaganda.
Per celebrare l'incoronazione, commissiona un dipinto al suo pittore di corte, Jacques-Louis David. Il quadro è largo quasi 10 metri e alto 7. Il dipinto rappresenta il momento in cui Napoleone posa la corona sulla testa della moglie, Joséphine. Il Papa è ridotto a uno spettatore, una grande umiliazione. In passato tutti gli imperatori erano stati incoronati da lui, ma Napoleone riconosce solo le sue regole. Nel quadro è immortalata la madre di Napoleone, sebbene non sia intervenuta alla cerimonia. Non gradiva che venisse incoronata anche sua nuora, Joséphine. Napoleone proveniva da una famiglia corsa e le famiglie corse sono rigidamente strutturate. Sono dei veri e propri clan, al cui interno ognuno ha un posto fisso. Più Napoleone diventava potente in Francia, più i suoi fratelli e le sue sorelle ambivano a condividere la sua gloria e la sua fortuna. Ma per l'incoronazione, Napoleone assegna solo ruoli minori ai fratelli e alle sorelle, il che li rende furiosi, perché si sentono declassati e hanno la sensazione di essere lì solo per dare maggior lustro a Bonaparte. Dicono che Napoleone sta tradendo la famiglia. Napoleone non conosce solo il valore dei quadri, ma anche il potere della stampa. Dall'inizio della Rivoluzione francese sono nate centinaia di giornali, diventati la voce del popolo. E Napoleone vuole controllare queste voci attraverso una massiccia censura. La situazione tesa non dissuade un giovane avvocato dall'acquistare la piccola casa editrice di un giornale nella primavera del 1805 a Colonia. Alla sua morte, nel 1831, ha posto le basi di una dinastia editoriale. È Marcus Dumont. Ma la sua carriera editoriale rischia di finire bruscamente. Ero proprietario del giornale da appena 6 mesi. Uscivamo a giorni alterni e la diffusione stava aumentando regolarmente. Quando avevo iniziato, avevamo 250 abbonati, ma ad ogni numero attiravamo nuovi lettori. Poi, un giorno è successa una cosa terribile. È venuto un funzionario e mi ha consegnato un'ingiunzione del prefetto. Ma come? È un'ingiunzione per lei. La sua licenza è stata sospesa. È il divieto ufficiale di usare le macchine tipografiche fino a nuovo ordine, a causa di un supposto articolo sedizioso giudicato in grado di diffondere paura, allarme e confusione nell'opinione pubblica. Sono stati subito messi i sigilli alle nostre stampanti e ci è stata ritirata la licenza. Non c'era niente da fare. Dovevo cercare di far abrogare l'ordine attraverso i miei contatti nell'amministrazione cittadina. Sono state giornate piene d'ansia per tutti noi. Signori, al lavoro! L'ordine di dissequestro è arrivato dopo 10 giorni, con la notizia che potevamo riprendere la pubblicazione. E io potevo riprendere a sognare una grande carriera nell'editoria. Ma naturalmente a patto che rispettassimo le rigide misure della censura napoleonica. Dumont deve continuamente cancellare degli articoli. Una volta la prima pagina appare completamente vuota. È la sobria protesta di Dumont contro la censura. Ora bisogna rigare dritti. C'è un fiorente mercato per le teste di Napoleone di bronzo o di marmo. Migliaia di busti di marmo vengono scolpiti ed esibiti negli edifici pubblici, negli uffici e nelle case private. Anche i nemici di Napoleone conoscono bene il potere delle immagini e dei mezzi di comunicazione. In Inghilterra le caricature sono dei bestseller. I disegni e le stampe deridono le esplosioni d'ira di Napoleone. Prendono anche di mira l'autoincoronazione a imperatore. In realtà, l'incoronazione sfida le antiche strutture del potere in Europa.
C'è già un potere imperiale in Europa, un potere che ha 1000 anni, il Sacro Romano Impero della nazione tedesca. Questo impero è indebolito, ma non ancora vinto. I due rivali si preparano alla battaglia finale per il potere in Europa, perché può esistere un solo impero. Napoleone ha introdotto il servizio di leva obbligatorio. In quasi tutte le famiglie, i giovani uomini devono andare in guerra per Bonaparte, lasciando casa e affetti. E molti di loro non torneranno mai. I francesi redigono liste di coscrizione per essere certi che nessuno possa sfuggire al servizio militare. Eppure c'è chi riesce ad evitare la leva. Certe volte grazie a un uomo nato in un piccolo villaggio vicino a Magonza. Nel 1779 la chiesa locale registra la nascita di Philip Christian Fresenius. Quando è ancora un giovane uomo, Fresenius si trasferisce a Magonza, dove scopre un affare molto redditizio: far evitare il servizio militare. Quando un uomo viene richiamato, deve sottoporsi a una visita medica. Che ne pensate? Un medico dell'esercito, un funzionario municipale e un ufficiale francese controllano se ogni individuo è abile alla leva. Molte giovani reclute cercavano di farsi passare per malate, ma il verdetto finale era quasi sempre abile alla leva, il che significava 5 anni di servizio militare. Va bene, aggiungilo. Al quale molti non sarebbero sopravvissuti. C'era un'unica soluzione. I richiamati dovevano comprare la loro non abilità e potevano farlo tramite me. A posto? Sì. Allora, avete portato i soldi? Avevo buoni contatti con la commissione di leva e facevo l'intermediario. Dopo aver ricevuto un anticipo, grazie. Facevo molto in modo bene. Che i miei soci non commettessero errori. Ci mettevamo d'accordo in anticipo sui disturbi e sulle infermità, in modo che l'ufficiale francese presente non avesse sospetti. No, non ci riesco, provo troppo dolore qui. Puoi farcela, fai un piccolo sforzo. No, davvero, non ci riesco. Allora? Il nostro vantaggio era che solo 2 delle 3 persone della commissione dovevano sollevare un'obiezione e il giovanotto sarebbe stato dichiarato non abile. Una volta esentato dal servizio militare, accomodiamoci. Il giovane mi avrebbe saldato il conto. È andata bene, ha funzionato tutto alla perfezione. In ogni caso ricevevo una commissione con la quale potevo vivere benissimo. Siete molto gentili. Arrivederci. Arrivederci. Fresenius non è l'unico a guadagnare sulla paura della guerra. La sua attività conosce un'impennata, finché la polizia segreta francese di Parigi non lo scopre. All'improvviso sono arrivati i gendarmi, hanno arrestato i miei soci e hanno sequestrato i loro libri. A quel punto per la polizia è stato facile distruggere tutta l'organizzazione e arrestare tutte le persone coinvolte. Abbastanza ingenuo da credere che la mia partecipazione all'affare fosse di natura minore e che quindi i francesi l'avrebbero considerata con clemenza. Ma mi sbagliavo, e di molto. Fresenius viene condannato a 4 anni di carcere. Malgrado i problemi, le liste di reclutamento diventano sempre più lunghe e nel 1805 le forze agli ordini di Napoleone contano 500.000 di uomini. Ma le dimensioni di un esercito non sono di per sé garanzia di vittoria. Le carte accurate sono altrettanto importanti. Napoleone aveva a disposizione un vasto materiale cartografico.
Ormai da diversi anni erano in atto precisi rilevamenti dai nuovi territori francesi. Jean-Joseph Tranchot è l'uomo del momento. Questo ingegnere ha creato nuovi strumenti di misura e realizza dal 1801 carte accurate e dettagliate. Napoleone ha anche fatto costruire delle strade nei nuovi territori francesi, in modo che il suo esercito possa muoversi velocemente e senza incontrare ostacoli. La battaglia decisiva contro il Sacro Romano Impero si combatte il 2 dicembre 1805 ad Austerlitz, esattamente un anno dopo la spettacolare incoronazione a Parigi. Napoleone combatte contro l'imperatore Francesco II e il suo alleato Alessandro I, zar di tutte le Russie, per la supremazia in Europa. La battaglia dei tre imperatori costerà migliaia di vite. Dopo circa un millennio, la vittoria di Napoleone pone termine al Sacro Romano Impero Germanico. Ora Bonaparte è il padrone indiscusso dell'Europa. Membri della sua famiglia vengono insediati come principi e re per governare varie parti dell'impero. Napoleone è determinato a cambiare l'Europa secondo le sue leggi. Libertà, uguaglianza e fraternità devono essere le fondamenta della nuova raccolta di leggi che Napoleone ha ordinato, il Codice Napoleonico. Definisce le libertà e le responsabilità civili, la protezione della proprietà privata, la separazione fra Chiesa e Stato e la libertà di commercio. Per la prima volta tutti gli uomini sono uguali. Si è preoccupato di una cosa che riteneva essenziale, la chiarezza d'espressione. Grande successo di questo codice civile è la realizzazione di una sintesi durevole delle realizzazioni della Rivoluzione francese. Il codice civile in Francia è ancora in vigore, anche se è stato adattato e attualizzato. Ma soprattutto il codice napoleonico è chiarissimo nella sua formulazione. In seguito, molti si sono ispirati al codice civile come a un modello di scrittura. Nel campo del linguaggio giuridico, il codice napoleonico è la trasposizione della chiarezza e della razionalità che erano gli ideali dell'illuminismo. Tuttavia, una parte importante della popolazione non ottiene maggiori diritti grazie al codice napoleonico. Le donne non hanno ancora gli stessi diritti degli uomini davanti alla legge. Il codice napoleonico viene introdotto in Francia nel 1804 ed è adottato in tutti i territori governati da Napoleone. Introduce molti cambiamenti nello stile di vita della gente. Un esempio: non ci sono più ostacoli per chi esercita il commercio, per chi mette in piedi un'attività, per chi vuole stabilirsi in un dato posto, cose che prima non erano sempre possibili a causa delle gilde, le corporazioni. Sappiamo da antichi documenti come un cittadino abbia fatto uso della nuova libertà di commercio. Johann Reinlein, un bavarese, ha in mente un'attività, ma la sua città natale è riluttante a concedergli la licenza per il commercio. Quando il vento della libertà è soffiato anche nella mia città, ho voluto approfittarne. Ero giovane, avevo messo da parte dei soldi e avevo visto un affare promettente: la birra. Nella sua città, la birra è prodotta da un unico birrificio comunale. I cittadini autorizzati a produrre la birra lo fanno a turno, usando i propri ingredienti. Se qualcuno ha della birra fresca, lo rende noto mettendo un segnale all'esterno del birrificio. Quando ho chiesto il permesso di aprire un birrificio privato e una taverna, sono stato accolto dalle violente proteste del gruppo di cittadini autorizzati a produrre la birra. Dicevano che li avrei rovinati e che minacciavo i loro mezzi di sussistenza. Voi qui non siete persona gradita. Cosa? Ma è ridicolo. Noi beviamo qui. Una birra, per favore. Lui qui non beve. Una birra, per favore. Ho capito, non sono sordo. Ma come sarebbe a dire lui qui non beve? Tutti gli altri bevono. Uscite! Ma dove siamo qui? In un'osteria o in una stalla? Mettete giù le mani! Lasciami! Lasciatemi! Non fate storie! I cittadini che producono la birra sono furiosi. Hanno paura di perdere il monopolio. Per loro, Johann Reinlein è un concorrente. Oh, al diavolo!
In una lettera alle autorità responsabili, i cittadini protestano contro il progetto di Rheinlein di aprire un altro birrificio, ma lui ribadisce che è un suo nuovo diritto e sottolinea gli abusi del monopolio attuale. Era facilmente dimostrabile che la birra del birrificio comunale era di scarsa qualità. I produttori sostenevano che questo era dovuto alla scarsa qualità degli ingredienti utilizzati, ma mi ero accorto che i barili non venivano mai puliti adeguatamente fra una fermentazione e l'altra, e non era la sola cosa che potevo imputare ai miei avversari. In diverse occasioni avevo notato che anche la birra insipida veniva venduta a prezzi esorbitanti e che si beveva illegalmente. Inoltre, chi vendeva la birra risparmiava sulle tasse di polizia. In queste circostanze, la città e la corte dovevano essere favorevoli se una persona come me era pronta a investire denaro in un birrificio adeguatamente gestito. Ed effettivamente, le annotazioni mostrano che a Rheinlein viene ben presto data l'autorizzazione di costruire il suo birrificio privato a Staffelstein. E non è l'unico. In Baviera vengono concessi sempre più permessi per nuovi birrifici. C'è una notevole richiesta di birra buona a prezzi accessibili. Libertà, uguaglianza, fraternità. Il nuovo codice legale introduce gli ideali francesi in ogni angolo d'Europa. Per gli ebrei europei è un breve periodo in cui possono godere degli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. La separazione fra Stato e Chiesa incoraggia la tolleranza verso chi ha una fede diversa. Si costruiscono nuove sinagoghe, come ad esempio qui, nella città medievale di Esslingen. Da 300 anni gli ebrei avevano il divieto di stabilirsi in città. Ma nel 1806 cinque famiglie ebree si trasferiscono in questo piccolo centro della Svevia. Arrivano con un salvacondotto del re, che è a favore dell'uguaglianza dei diritti degli ebrei. Ma il cupo rombo della guerra non si è ancora spento. Napoleone avanza con il suo esercito verso Berlino. Ben presto conquista la città e l'imperatore francese sfila in trionfo alla porta di Brandeburgo. Napoleone è al culmine del potere. Mm-hmm.